È successo tutto il contrario di tutto questa settimana, ma alla fine è arrivata la notizia più bella di tutti oggi. All time high di Bitcoin. Un po' era nell'aria, un po' ce l'aspettavamo nelle ultime settimane, ma è sempre bello, ragazzi, vederlo, sono sincero. E oggi è arrivato anche il momento del Bitcoin Gold, non quello finto, insomma, della blockchain, quello cinese, ragazzi, il Bitcoin delle grandi occasioni. Alcuni di voi me l'hanno anche chiesto in qualche commento. Oggi nel video arriva questo Bitcoin Gold, ma nel video di oggi facciamo una cosa molto bella perché volevo festeggiare con la community. Allora ho deciso di fare semplicemente un video di risposta alle vostre domande. Ho messo pochi minuti fa sul mio canale Telegram un sondaggio per farvi rispondere, sono arrivate centinaia di risposte. Ora, io vi avevo scritto che avrei risposto a tre domande, ragazzi, però ne ho scelte un po' di più perché veramente intanto avete fatto delle domande stratosferiche, tutte bellissime. Probabilmente alcune saranno oggetto di qualche mio prossimo video ed altre, ragazzi, invece le abbiamo scelte per oggi. Quindi intanto ringrazio tutti voi per questa partecipazione in pochissimi minuti e andiamo a festeggiare oggi l'all-time high di Bitcoin andando a fare un Q&A, un video Ask Me Anything, e parliamo di una serie di argomenti nel video di oggi che sono evergreen, sempre attuali e sono importantissimi per questo momento storico di Bitcoin. Sono passati 3 anni da quel ormai lontano 16 dicembre 2017 e oggi di nuovo massimo storico. Speriamo non vada a finire come l'ultima volta che nel 2018 poi, ragazzi, siamo andati a fare il mercato orso. Ma ho dietro di me subito un graficuccio da mostrarvi, eccolo qua intanto, e poi andiamo subito a vedere le vostre domande, perché la prima tra le altre cose è una domanda su Mongox, quel casino che è successo la scorsa settimana. Ieri ho pubblicato anche sul canale, ma vi faccio vedere tra pochissimo anche quello che è successo per quanto riguarda quella vicenda. Allora, ragazzi, massimo storico di Bitcoin, ve lo mostro sul grafico settimanale, quello con l'analisi ciclica, ed era qui precedentemente il massimo che era avvenuto nel 2017 e adesso siamo andati a fare un nuovo massimo storico. Qui, ragazzi, incredibile, fantastico, bellissimo, questo massimo storico di Bitcoin. Bene, allora, non c'è che dire, ragazzi, continuerà questo rialzo. Solitamente si ci arriva perché il mercato continui a salire, questo è vero, però poi di quello che riguarda invece l'analisi tecnica e l'analisi ciclica su questo momento storico particolare, ragazzi, ne parleremo la settimana prossima, perché facciamo prima scaricare il mercato senza dare poi news che non durano neanche qualche ora. Perché? Perché almeno una close daily e settimanale sopra il suo all time high deve farla Bitcoin perché sia un vero all time high. Quindi aspettiamo. Lunedì faremo analisi ciclica, analisi tecnica, aggiornando tutti i livelli. Ma andiamo alle vostre domande, ragazzi. La prima domanda è la domanda su Mongox: quanto potrà influire su un possibile ritracciamento l'immissione a mercato dei BTC di Mongox? Oltre, vabbè, parla anche di pattern di analisi tecnica, eccetera. Allora, ragazzi, cosa è successo con la vicenda di Mongox questa settimana? Il 15, invece di darci delle date di distribuzione di questi Bitcoin, si sono presi ulteriore tempo, come sempre fanno. Quindi è stata accantonata quella vicenda. Ieri ho pubblicato questo, che è l'unico documento che era presente sulla vicenda Mongox, e dove c'è scritto in maniera chiara che il tribunale ha, diciamo, dato il via a questo piano di riabilitazione, lo chiamano così, ma in questo momento non è ancora definito
una deadline, quindi non abbiamo una time in cui questi bitcoin verranno dati ai creditori. Quindi in pratica è stato, non dico un buco nell'acqua ragazzi, però in sostanza sì, ok, dovevano decidere entro il 15 dicembre, più in là non sarebbero potuti andare, e così hanno fatto. Quindi hanno dato questo annuncio che sarà, che è stato presentato questo piano, ma non sappiamo questo piano quali date indica. Quindi la vicenda Mongox in questo momento è rimandata ad un domani, quando avremo queste date disponibili. Intanto, come potrà modificare l'andamento dei prezzi di Bitcoin questa vicissitudine di Mongox? In un modo predefinito, cioè allora, se verranno tutti distribuiti insieme, vale il video che ho fatto la scorsa settimana con tutte quelle considerazioni. Io comunque do sempre una bassa probabilità all'evento Cigno Nero, ragazzi, l'ho ripetuto 47.000 volte all'interno del video, però poi ognuno ragiona un po' come vuole. Comunque io do una bassa possibilità all'evento che tutti i creditori di Mongox vendono insieme, ma qui non abbiamo neanche avuto idea di come li distribuiscono, perché può essere anche che, proprio per evitare questa situazione, li distribuiscano a scaglioni. Questo è il discorso. Quindi dal 15 in poi dovevano dirci la data non ce l'hanno detta, ma hanno presentato il piano in maniera definitiva. Quindi poi da qui si vedrà nei prossimi giorni che cosa succederà, ragazzi, sulla vicenda Mongox. Va bene, ok, andiamo avanti alla seconda domanda vostra. Allora, tu che sei esperto di buy sulla forza, l'entry a 20k è sensata? Allora, entrare sul breakout dei massimi è uno dei miei mantra, ormai lo possiamo dire, ragazzi. Trend is my friend and your friend, è ovviamente sempre la mia frase preferita. Entrare sui mercati sulla forza, sì, assolutamente sì. Però ragazzi, il mercato di Bitcoin ci ha dato diversi livelli di ingresso. Chi mi segue ormai da un bel po' di mesi lo sa che io ho indicato tutti i livelli di ingresso sul mercato per l'holding. E poi una cosa ragazzi è fare trading, una cosa è fare holding sul mercato. Tre erano i livelli di ingresso che il mercato ci ha dato per gli holder quest'anno. Chi fa trading ed è magari sulla mia academy sa che noi entriamo e usciamo in continuazione. Per esempio in questo momento in Academy è in atto una long su una strategia velocissima a circa 19.004, però sono strategie, ragazzi, che entrano ed escono. Io stesso non ero molto fiducioso di quel long lì, è stato pubblicato lo stesso, però è andata. Quindi come si fa a decidere se questo breakout di 20k è valido o meno? Intanto aspettare una settimana, una close daily, e poi quella settimanale sicuramente. Però poi c'è da distinguere quelli che sono gli obiettivi di una strategia, perché se andate a comprare un all time high senza avere una strategia chiara, definita, un trading plan, senza avere formazione, ragazzi, è sempre un errore. Inutile che stiamo qui a ragionarci, va bene? Comunque, se volete proprio continuare a fare gli investitori senza leggervi un libro e senza fare un corso, l'unica cosa che vi posso dire è state sempre a favore di trend. Quindi non è importante forse il timing di ingresso per un holder, ma è importante stare a favore di trend. Ovviamente io sconsiglio vivamente il fare investimenti senza un minimo di formazione, ragazzi, o comunque seguite almeno il canale, iscrivetevi se ancora non l'avete fatto e lasciandomi un mi piace per questi video, così magari qualche informazione la ottenete. Allora, entrare long alla break di 20k è sensato, perché è un break di analisi tecnica ed è giusto, ma c'è anche da dire che siamo in procinto di un massimo storico, che siamo vicini a una scadenza annuale per i prossimi 3 mesi. Tutte queste informazioni le dovete sapere, ragazzi, ok? Quindi quando andate a fare questa domanda ricordatevi anche quelle questioni. Terza domanda! Allora, secondo te è meglio pensare a Bitcoin come una moneta o come riserva di valore? Stile oro. È una domanda meravigliosa. Che cos'è Bitcoin? Una moneta o riserva di valore? Secondo voi cos'è, ragazzi, Bitcoin? Bitcoin è entrambe
Le cose, entrambe le cose, perché siamo nel 2020, perché abbiamo innovato un concetto che era quello della moneta, lo abbiamo trasformato in una moneta che sia anche una riserva di valore. È un'innovazione per noi, ma è una cosa vecchia. Perché ragazzi, anni fa le monete erano d'oro e quindi erano anche riserva di valore. Poi è stato fatto quello che è stato fatto, non mi dilungo sull'analisi sulla macroeconomia, ragazzi, nel 70 con il presidente Nixon, eccetera, è stata fatta uno scollamento del valore della moneta al valore dell'oro, quindi non è stato più il collegato con la famosa vicenda del gold standard e quindi in questo caso stiamo andando a ricreare una cosa vecchia che però è un'innovazione. Bitcoin è oro e Bitcoin è valuta di scambio, ma Bitcoin è troppo piccolo in questo momento in termini di capitalizzazione per fungere da, diciamo, riserva di valore e moneta di scambio allo stesso tempo per l'intero pianeta. In questo momento è una grande scommessa che include entrambi i fattori. Va bene, ok, andiamo alla quarta domanda. Perché diavolo ho venduto a 15.600? Allora, questa domanda è bellissima. Perché? Perché mi lascia spiegare un problema serio. Allora, perché diavolo è venduto? Allora, il problema dell'holder, il dilemma dell'holder, ragazzi, ne ho fatto diversi video a tal riguardo. Prendo la mia penna per fare questa cosa. Vendo o non vendo? Mi avete fatto tante domande oggi su questo argomento. Io ho scelto questa perché è simpatica, ma la risposta vale per tutte le domande. Un holder deve vendere o no? Ragazzi, un holder deve fare quello che ha deciso di fare nella sua strategia. Holding fino alla fine dei tempi ha senso se è quello che avete deciso di fare. Io sono holder sul mercato di Bitcoin per una parte, per un'altra parte sono trader, per un'altra parte faccio la DeFi, per un'altra parte faccio la SeFi. Ho pubblicato il video, ragazzi, sulla SeFi, cosa faccio con i miei Bitcoin, ve lo linko sulla mia testa. E quindi ci sono tantissime cose che si possono fare in questo mercato che un holder può fare. Quindi cosa significa? Se andiamo a vendere a un target price, può succedere che ci perdiamo una grande fetta di eventuali profitti successivi. Allora, se hai venduto al prezzo che era il tuo take profit perché l'avevi deciso prima, insomma, magari ti stava bene questa cosa, hai fatto bene e quindi è tutto ok. Ma se non era così, allora c'è un problema di definizione del trading plan, definizione della strategia. Faccio una testa tanta, ragazzi, a tutti quelli che entrano in Academy nella definizione di un trading plan, proprio perché per evitare il problema grave di perdere il più grande treno della vostra vita, magari andando a chiudere una posizione troppo presto perché non siete formati. Allora, poi il problema di fondo è decidere: ho fatto bene o ho fatto male? Se il mercato scende, ho fatto bene, se il mercato sale, ho fatto male. Bravi, ma non è del tutto così, ragazzi. Avete fatto bene se avete seguito il vostro trading plan, indipendentemente dal mercato, perché nessuno sa cosa succede sul mercato, il futuro non lo conosce nessuno. Avete fatto male se non avevate una strategia, perché avete fatto una cosa così. Però c'è anche una terza via, che è quella che penso io. Avete fatto anche bene se comunque fa parte della vostra formazione, perché sbagliare è fondamentale sui mercati, ragazzi, perché quando si sbaglia si impara e in questo caso vale oro. Proprio oro, di nuovo il mio Bitcoin, anche imparare. Allora, perché diavolo hai venduto a 15.600? Ma che ne so, perché hai venduto? Perché? Altra domanda, altro giro, altra corsa. Un holder di lungo periodo come potrebbe uscire a scaglioni da Bitcoin non vendendo tutte le sue posizioni, avendo come mediana, vabbè, un prezzo di acquisto? Allora, come puoi uscire a scaglioni? Questo tipo di strategia si chiama exit strategy. A scaglioni a piano d'accumulo invertito, cioè in pratica stai andando a vendere al contrario di come vai ad accumulare. Dove potresti decidere di uscire? Intanto, la prima cosa riguarda la domanda che mi hanno fatto prima e la risposta che ho dato. Dovete comunque avere un trading plan, dovete avere una strategia. Vuoi uscire perché?
Perché sei arrivato a take profit o perché hai paura che il mercato inverta? Allora già questa è la domanda da farsi prima di questa qui. Allora potremmo decidere di uscire da questo tipo di operazione a scaglioni utilizzando per esempio una uscita in base ai vari trend di mercato. Questo è quello che io posso consigliare magari a chi è holder e non ha molta esperienza. Allora uscite magari utilizzando i vari trend. Quali sono i trend di mercato? I trend, come spiego da una vita, sono breve, lungo e medio periodo. Allora, se un mercato mi inverte nel breve periodo, vendete un piccolo pezzettino. Se inverte il trend nel medio periodo, vendete un pezzettino un po' più grande. Se lo inverte sul lungo periodo, vendete tutto. Questo è il modo più statisticamente valido, matematico, logico, corretto di uscire da una posizione che sta andando nel verso giusto. Non tagliate i profitti. Questo è un errore classico dei traders inesperti. Se siete investitori e avete fatto una strategia di investimento hold di lungo periodo, state sul mercato se il trend è a favore. Non dovete avere paura, però se avete deciso di chiudere, di prendere profitto con delle parti, delle posizioni, andate a chiudere quelle posizioni laddove c'è un segnale di inversione di trend. Questo significa che vendere sui massimi non è possibile. Ma su questo ho fatto diversi video, quindi ricordatevele queste cose. Va bene, andiamo all'altra domanda. Siamo quasi, ne mancano due e abbiamo finito. Allora, cosa aspettarsi con la chiusura ciclica annuale che avverrà prossimamente? Eh sì, questa è una bella, bella domanda. Sarà uno dei miei argomenti preferiti nel prossimo anno, a gennaio del 2021. Perché? Perché stiamo andando poi verso la chiusura ciclica di Bitcoin, probabilmente che avverrà annuale verso marzo. C'era la possibilità che avvenisse anche a dicembre, ma con questo nuovo all time high questa ipotesi è stata cancellata. Io avevo fatto un video al riguardo su un pericolo della possibilità di avere una cross ciclica annuale a dicembre. La vedo assolutamente difficilissima in questo momento. Siamo a fine mese, probabilmente a dicembre avremo la classica chiusura del ciclo mensile, ma non l'annuale. L'annuale a febbraio-marzo. Cosa aspettarsi da questa chiusura? Lo vedremo nei prossimi video, perché parlarne oggi significherebbe stare 3 ore qui sul canale. Però attenzione, ragazzi, iscrivetevi se ancora non l'avete fatto sul canale, perché questi saranno argomenti da battaglia nei prossimi mesi. Da ministro della blockchain, quale sarebbe il tuo provvedimento? Il mio primo provvedimento da ministro della blockchain. Ragazzi, questa cosa mi fa molto pensare alla versione Harry Potter della blockchain. Comunque, vabbè, allora, al di là di tutto, il mio primo provvedimento sarebbe cercare di aumentare il più possibile il movimento delle criptovalute nel mio stato. Quindi, come ministro della blockchain italiana, io cercherò in tutti i modi di aumentare lo scambio delle criptovalute all'interno del mio territorio, perché più scambio c'è, più c'è adoption e più c'è valore per tutti, ok? Infine, questa è la domanda molto bella: pensi che Ethereum potrà mai outperformare, quindi overperformare, Bitcoin in un futuro ipotetico? Allora, secondo me, no, questo per via del discorso delegato alla capitalizzazione. Se invece ragioniamo su un discorso di performance percentuale, quindi incremento percentuale nel breve periodo, sì, perché Ethereum può fare numeri in termini percentuali, può salire del 200-300%, magari anche in maniera molto facile. Il problema è che se mi chiedi se andrà a overperformare la capitalizzazione di Bitcoin, io non penso sia così, perché c'è un problema legato al fatto che Ethereum non è soltanto un valore legato al principio della scarsità come Bitcoin, ma è anche una tecnologia utilissima per creare settori come la DeFi, la SeFi, eccetera. Questo è fondamentale, cioè la DeFi, la SeFi no. Ok, questo è fondamentale per il comprendere le differenze fra cos'è Ethereum e Bitcoin. Bitcoin è più scarso in termini di numero, e quindi avere una capitalizzazione di Bitcoin, di Ethereum, che va ad overperformare con il prezzo
Bitcoin la vedo un po' difficilotta, anzi forse farò un video prossimamente su questa cosa per farvi vedere la differenza che c'è di cap tra Ethereum e Bitcoin in termini di grafico. Bene ragazzi, allora all time high di Bitcoin, ce la faremo a resistere ancora un po', ce la faremo a chiudere la giornata di oggi e poi anche la settimana, lo scopriremo nei prossimi giorni. Però oggi è un giorno storico, un giorno che insegna a tutti quelli come noi che sono anni che stanno su questo mercato che credere in qualcosa che è giusta, poi ragazzi, credere in qualcosa che ha un valore è sempre la migliore strategia. Potrei chiudere questo video dicendo che voglio bene a tutta la community, ma penso che si veda anche nella mia faccia, sui miei occhi. Ciao a tutti, buon all time high a tutti quanti.